Ragazzi, assegnati. Z0 appartenente al C. Ragazzi, ed R maggiore di 0. Proviamo B star N Z0 quando insieme Z appartenente a C, tale che il modulo di Z viene Z0 maggiore di 0 e minore. Tale insieme si chiama intorno forato di Z0. Questo è Z0. Assegno L maggiore di 0. Considero il disco di centro Z0 maggiore. E a questo disco tolgo il punto Z0. Questo si ferma. Le Z appartenenti a C, tale che la distanza tra Z e Z0 è più piccola di R, ma maggiore di 0. Quindi Z non può essere uguale a Z0. Quindi ho tolto il punto Z0. Quindi tutto il disco di centro Z0 raggio R escluso il punto Z0. Quindi c'è un buco in questo, disco. Per questo abbiamo intorno un serie tale di questo tipo, lo chiamo intorno forato di Z0. Siano A chiuso in C aperto, F è una funzione di A in C analitica, e Z0 un punto appartenente a C in A. Z0 si dice singolarità isolata per F se esiste un R maggiore di 0 tale che B star R Z0 è incluso. Ragazzi, vedete i compiti poi per il porto, c'ho già uno studio, può passare nello studio, poi il porto e guardare. Ok. Cosa vuol dire questo, ragazzi? Questo è lo che insegniamo. D'accordo? Z0 è un punto che non appartiene ad A. Però riuscire a trovare un intorno del punto Z0, tale che per ogni Z diverso da Z0, ogni Z di questo intorno diverso da Z0 sta in A. D'accordo? Questo vuol dire. Z0 è un punto di A, però ho trovato un intorno del punto Z0, tale che tutto questo intorno, escluso il punto Z0, è contenuto in A. Facciamo alcuni esempi. Consideriamo la funzione f di z
funzione f di z. A z appartenente a c sta associa l'insieme di z fra f z. D'accordo? Questa definizione definisce tutto il campo complesso escluso lo zero. Adesso vi dico che 0 è una singolarità isolata per F. È vero questo fatto? Sì, perché la funzione definita tutto il campo complesso escluso lo zero. Riuscite a trovare un disco di centro origine e raggio R, cioè questa funzione è definita e analitica in tutto il piano complesso escluso lo zero. Allora, riuscite a trovare un disco di centro origine e raggio R in cui questa funzione analitica esclusa il punto d'origine? Riuscite a trovarlo? Comunque prendete R, d'accordo? Comunque prendete R, magari il cerchio di centro origine e raggio R, la funzione analitica in tutto questo cerchio esclusa l'origine. Se una funzione F, cioè z appartenente a C, scusi, quindi più o meno di associa 1 fra 7 quadro più. Questa funzione, questa è una funzione analitica. Dove dico che più o meno di sono singolarità isolate. Per esempio, cioè dei ragazzi, I, cioè se io una singolarità isolata, riesco a trovare un disco di centro I, tale che la funzione analitica in tutti i punti di questo disco, escluso il punto I, riesco a trovarlo? Ragazzi, riesco a trovare un disco di centro I, tale che la funzione sia analitica in tutti i punti di questo disco, escluso il punto I? Basta che prendo un disco di centro I e raggio? Raggio? Meno, basta che il raggio sia minore o uguale a 2. Basta che il tempo possa arrivare, per esempio. Eh? Trovate? Per esempio, il disco di centro I e raggio 1. Di centro I e raggio mezzo, l'importante è che il raggio non sia più grande di 2. La stessa cosa per meno I, chiaro? Qual è il dubbio? Perché 2 non è il raggio è il numero reale, non è il numero complesso. Il raggio è il numero reale, d'accordo? Sei distanza. Poi, dalla funzione f appartenente a c star associa t elevato a 1 su z. D'accordo? Quindi io che 0 è una singolarità isolata per F. La prima cosa è il segno, ragazzi, questa potete definire tutto il campo complesso escluso l'origine. Riesco a trovare un cerchio, un disco aperto di centro origine e raggio R tale che la funzione sia analitica in tutti i punti di questo cerchio escluso, di questo disco escluso
L'origine? Sì, basta rendere R qualsiasi. Se sapete ragazzi, F dice, dobbiamo definire 1 fratto sino di 1 su Z. Ma dove definire questa funzione? Quali sono i punti che devo togliere? Sicuramente devo toglierci l'origine, d'accordo? Io togli seguite. Diverso da 0, sicuramente. Poi cosa, quali sono gli altri punti che non vanno bene in questa funzione? Sono i punti che mi annullano il seno di 1 su z, quindi deve essere 1 su z diverso da k più che k. D'accordo? Questo è il destino. Z deve essere diverso da 1 su k più che k. K appartenente a Z meno l'origine. Quindi dove definire questa funzione? Questa funzione è a Z appartenente a C meno 0 unione 1 su K più R tale che K appartiene a Z meno Z. Associa 1 fratto seno di 1 Z. Oh, ragazzi, la mia domanda. Io so questa funzione dove è definita? Il punto 0 è definito questa funzione, d'accordo? Poi noi definiamo i punti 1 su k pi greco con k appartenente a z è diverso da 0. Che ce l'avrò? Per k uguale 1 c'è 1 su pi greco. Per k uguale 2 1 su 2 pi greco, c'è 1 su. Quindi qui è così e dice, andiamo dall'altro lato, stanno 1 su 2, meno 1 su 2 pi greco, meno 1 su 2 pi greco, meno 1 su pi greco e così via di sempre. D'accordo? Tutti questi punti, la funzione è definita. Allora ragazzi, la mia domanda è, il punto 0 è una singolarità isolata da questa funzione? 0, la funzione di 0 non è definita, quindi 0 appartiene a C meno l'insieme di definizione della funzione. È una singolarità isolata? Cioè riesco a trovare un disco di centro 0 tale che in ogni punto di questo disco, escluso l'origine, la funzione analitica? Sì. Tu dici sì. Poi? Che dite voi? Credete no? Guarda una cosa ragazzi. Prendiamoci la successione 1 su k pi greco. A chi tende il k che tende a più infinito? 1 su k pi greco, a chi tende il k che tende a più infinito? Tende a 0. Allora, fissatevi un disco di centro origine raggio R. Guardate qualsiasi. Toglieteci l'origine. Vuol via l'origine. Allora mi domando, in questo disco cadono altri punti in cui la funzione non è definita? Sì, ci cadono infinite, siccome la successione uno fratto k pi tende a 0, in questo disco ci tendono infiniti punti, infiniti valori della successione su k pi greco, k appartenente a 0. D'accordo? Trovato? E quindi qui dentro non riuscite a trovare un disco forato di centro origine e raggio R in cui la funzione è analitica, perché comunque prendete un disco trovate un punto diverso dall'origine in cui la funzione non è analitica, sono i punti del tipo 1 su k pi greco quando k è molto grande.
Quindi 0 non è una singolarità isolata per l'ente. Non è una isolata. D'accordo? Ragazzi, invece anche il punto del tipo 1 su K più greco sono singolarità isolate. Questi sì, lo sono. Perché prendete 1 su 2 pi greco. Basta prendere un cerchio, un disco di centro 1 su 2 pi greco, e il raggio è abbastanza piccolo, in modo tale che in questo disco, al portare il punto 1 su 2 pi greco, non cadono altri punti in quella funzione del disco. D'accordo? E quindi queste sono singolarità isolate. 1 su k più 3 con k appartenente 0 meno 0 sono singolarità isolare per f. Chiaro? Lo zero non va bene, lo zero è un punto di accumulazione di punti in quella funzione non è definito, quindi per questo zero non va bene, ma gli altri punti va bene. Chiaro? Quindi è chiaro il concetto di singolarità isolata. Vediamo la classificazione delle singolarità isolate. Dice
singolarità essenziale. Ragazzi, allora A è una perfetta, F è la funzione analitica in C, e Z da 0 è un punto che va a partire da una singolarità, che è una singolarità isolata per F. Allora si dà questa classificazione. Z da 0, si dice che Z da 0 è una singolarità eliminabile se voi potete prolungare la F nel punto z0, d'accordo? In modo tale che la funzione risulti essere analitica intorno di z0. Dite che è un po' di ordine n, se il limite di f di z per z meno z0 alla n esiste per z che tende a z0, è un numero complesso ed è diverso da 0. Dite che la singolarità invece è una singolarità essenziale se non si verifica nessuno dei due casi precedenti. Iniziamo a esaminare il caso di singolarità eliminabile. Proposizione: siano angoli in C aperto, è una funzione di A in C analitica e z a 0 appartenente a C meno A una singolarità isolata per F. Allora z0 è una singolarità eliminabile per F se è solo se F è limitata intorno di z0. Faccio la F è fiamma burina, z a 0 è un punto che appartiene a C, non appartiene ad A, e z una singolarità isolata per F. Z a 0 è una singolarità eliminabile, se soltanto se trovato l'intorno del punto z0 in cui f è limitata. Dimostrazione. Ragazzi, l'implicazione che va dall'alto verso il basso è identica. Perché?
se Z0 è una singolarità eliminabile, allora per definizione potete prolungare la f del punto z0 in modo tale che la funzione sia analitica intorno al punto z0. Quindi questo cosa vi dice? Che esiste il limite di f di z per z tende a 0 un numero complesso, e quindi la funzione analitica è limitata. D'accordo? Quindi questa implicazione è evidente. Mostrando invece il contrario, ragazzi, che se una funzione limitata intorno di z a 0, allora la singolarità è eliminabile. Allora noi sappiamo che perché limitata i punti intorno di z a 0, cioè esiste un r maggiore di 0 e un r maggiore di 0 tale che il modulo di f di z è minore di m per ogni z appartenente alla parte di 100 z0 raggio m per altro. Ricordate che quella funzione del punto z0 non è definita, d'accordo? Quindi trovate un numero positivo m e un raggio r, tale che intorno forato di 100 z0, cioè le z appartenenti a c, tale che la distanza tra z e z0 è minore di m ed è maggiore di 0, f di z è maggiore e minore di m. Ragazzi, però la funzione, tale che si sa, tale che e f e b inoltre potete scegliere R in modo tale che la funzione sia analitica in questo intorno forato, perché esiste un intorno quadrato della singolarità, perché z0 è una singolarità e la funzione è analitica. Potete fare lo sviluppo, questo ragazzi, l'intorno forato è una particolare corona circolare, d'accordo? Quindi potete fare lo sviluppo di l'ora, la funzione analitica in questa corona circolare, quindi potete fare lo sviluppo di l'ora rispetto al punto z0. F di z mi dà su questo fatto B star Z R B star R Z0 è un intorno forato il punto Z0, quindi una corona circolare di centro Z0 in cui la funzione è analitica. In virtù del teorema sullo sviluppo di Lorentz, la funzione sviluppabile in serie non ha in questo intorno, d'accordo? Dove che cn? Cn è uguale a 1 parte 2 di integrale su gamma r di f di z fratto z meno z0 alla n più 1 in dz. E chi è gamma R? Gamma R è cioè chi appartiene a 0 più chi è a solo z0 più L è il T. Ma scusate, la gamma R più chiamata la gamma rossa, scusate. Con rho maggiore di 0 e minore di R. Questo è il vostro insieme A, questo è il vostro punto z0, d'accordo? Questo è l'R, questo è l'intorno forato dicendo z0 è raggio R in cui la funzione è limitata e analitica. Allora in questo intorno fate lo sviluppo di Lorentz,
però ogni z appartenente a questo disco è escluso il punto z0, d'accordo? Dove chi è cn? Cn uguale a 1 sul tiro dell'integrale su gamma rho di f di z fratto z meno z0 n più 1, dove chi è gamma rho? Gamma rho è una qualsiasi di questa parete z0 più rho e t, una qualsiasi circonferenza di centro z0 e raggio rho con rho maggiore di 0 e minore di r percorsa nel senso antiorario. Questo è il gamma rho. Allora, invece ragazzi, pensate al caso in cui n è minore di 0. Se n è minore di 0, cosa significa questo? Il modulo di cn a cosa uguale? Allora, il modulo di 1 fratto 2 di greco i integrale su gamma rho di f di z fratto z meno z0 alla r di c1. Ecco, queste cose qua, il modulo di 1 su 2π greco, io 1 su 2π greco, il modulo dell'integrale che è più piccolo del massimo della funzione sulla curva per la lunghezza della curva. Quindi il massimo di questa funzione sulla curva chi è? Il modulo di f di z con un controllo con m. Il modulo di z meno z0 è n più 1 elevato, perché il modulo di z meno z0 è elevato a n più 1, ma il modulo di z meno z0 non è altro che rho. Quindi rho alla n più 1. Per la lunghezza della curva, qual è la lunghezza della curva? 2 pi greco. Ecco, no, però. 2 pi greco, questo è questo, lo semplifico, quindi n fratto rho alla n, che è uguale a n per rho alla n. Questo per ogni, posso vedere rho qualsiasi, per rho appartenente a 0r, per ogni rho appartenente all'intervallo 0r. Ragazzi, guardate una cosa adesso, n è minore di 0, meno n quindi è positivo. Se faccio tendere rho a 0, rho alla meno n tende a 0, perché meno n è positivo. Quindi questo fatto implica che il modulo di c con n è più piccolo di n per rho alla meno n che tende a 0 per rho che tende a 0. Questo fatto implica che il modulo che c con n è uguale a 0. Grazie, vedete, questa è la dimostrazione analoga la dimostrazione che ha fatto per dimostrare il teorema di Liouville. Però nell'altro caso facevamo tendere rho a più infinito, ricordate? E cosa scomparivano? Tutti i coefficienti c con n maggiore di 1. D'accordo? Quindi alla fine, in questa serie di Laurent, tutti i termini cn per z meno z0 alla n con n negativo spariscono. Quindi cosa è ottenuto? Che f di z è uguale a somma con f di z è uguale a 0 per c infinito di c con n per z meno z0 alla n per ogni z appartenente a vista aperta c dentro z0 per raggio s. È chiaro? Tutti qui i coefficienti cn con n negativo sono negativi, sono nulli per il mostrato. Se n è negativo, cn vale 0. Quindi adesso notate che i termini con i coefficienti dove n è positivo. F di z, ma sono due su n che vale da 0 più fini, cn per z meno z da 0 alla n. D'accordo? Anzi, fine la dimostrazione a questo punto. Perché? Pensate a questa funzione. G, cambia a z appartenente al disco di centro z0. Ragazzi, guarda, questa relazione è vera
per ogni z appartenente al disco di centro z0 era già escluso l'origine, perché la funzione f nell'origine è definita, ovviamente. Prendete questa funzione a destra. Questa funzione, dove è definita? Se l'avete definita per la somma di questa serie, per nel disco forato, ma questa funzione anche in z0 ha senso. Per z uguale a 0, 0 cosa viene qui? C0. Quindi pensiamo che c appartenente al disco di centro z0 è la cioè al 0. Ma poi lo sento, va al 0 che è infinito, viene per 0 meno. Questa funzione è definita anche nel punto z0, d'accordo? Questa serie, la serie o tutte le serie convergono nel punto z0. Questa, ragazzi, è una funzione analitica. La somma di una serie di potenze è una funzione analitica all'interno del suo cerchio di convergenze. E qui stiamo. Sicuramente il raggio di convergenza sarà maggiore, il raggio di convergenza di questa serie è maggiore o uguale di R. D'accordo? Quindi questa è una funzione analitica. Qui abbiamo trovato una funzione analitica, ragazzi, definita in tutto il cerchio, in tutto il disco di centro z0 e raggio R, compreso il punto z0. E questa funzione, ristretta al disco forato, coincide con la F. E quindi hai trovato il prolungamento analitico di f all'interno del punto z0, quindi una funzione, e quindi z0 è una singolarità eliminabile. D'accordo? Ragazzi, giusto un corollario. Li trovate? Forse non ce l'hanno? Singolarità eliminabile. Per F, se e solo se esiste il limite di F di Z, per Z che tende a Z a 0, uguale lambda appartenente a C. In tal caso la funzione che a z appartenente ad A associa f di z se z è diverso da z a 0, lambda se z è uguale a z a 0 è un prolungamento analitico di A in un intorno
radius in C è un aperto, F è una funzione di A in C analitica, Z0 è un punto di C meno A che è una singolarità isolata per F. Allora, Z0 è una singolarità eliminabile se soltanto se esiste il limite per Z che tra Z0 di F di Z, e questo è un numero complesso. In tal caso, questa è la funzione che Z appartenente ad A associa F di Z se Z è diverso da Z0, lambda se Z è uguale a Z0. Questo è un prolungamento analitico di A di F, ragazzi, scusate, l'intorno del punto Z0. Ragazzi, è evidente, ci sono un se Z0 è una singolarità eliminabile, allora metto un prolungamento analitico del punto 0,0 e quindi metti linee per Z che tende a Z0. Viceversa, se esiste il limite di F di Z per Z che tende a Z0 ed è uguale a lambda appartenente a C, allora la funzione è limitata all'intorno di Z0 e per il risultato precedente la singolarità è eliminabile. E quindi, ovviamente quello è il prolungamento. Grazie, siamo qui e domani procediamo esaminando i poli, le singolarità essenziali.